Buongiorno amici, settimana intensa nel nostro campus, iniziamo subito! Nel servizio osserviamo i bambini dell'infanzia, scopriamo quale importante compito hanno avuto i nostri elefanti. Mercoledì 11 novembre i bambini elefanti hanno avuto il compito molto importante di risolvere dei misteriosi indovinelli che li hanno portati a trovare dei preziosi scrigni che hanno poi distribuito nelle tre bolle e nelle tre sezioni per far scoprire a tutti i gruppi il loro contenuto. Come potete vedere dalle immagini, nello scrigno erano presenti dei pacchi destinati ai pulcini, agli scoiattoli, agli elefanti. Con questa super sorpresa hanno preso avvio ai gruppi omogenei. Chissà quante sorprese porterà Re Odino. Ora vi presentiamo il gruppo delle coccinelle del Green Nido, mentre giocano in palestra. Questa settimana vi presentiamo una delle varie proposte che svolgiamo al Green Nido per quanto riguarda il gruppo delle coccinelle, l'attività motoria. Per il bambino, nei primi anni di vita, il movimento contribuisce alla scoperta del mondo. Fin dalla nascita, infatti, il corpo è il primo strumento che ci mette in relazione con il mondo e con gli altri. Gli oggetti proposti si prestano ad essere manipolati e stimolano nel bambino la costruzione di simboli attraverso i quali egli può esprimere i propri stati d'animo, arricchendo la propria espressività e migliorando la modalità di comunicazione con i coetanei e con gli adulti. Adesso sentiamo cosa hanno da raccontarci i ragazzi delle quinte rispetto al lavoro che stanno facendo in geometria, alla scoperta delle unità di misura. Siamo in classe quinta B e stiamo facendo questo lavoro in geometria della misura. La maestra ci ha spiegato che tanto tempo fa le persone non sapevano ancora misurare e misuravano col corpo. Noi siamo usciti in giardino e abbiamo misurato il campo da basket, la porta della palestra e poi siamo risaliti in classe e abbiamo parlato di queste cose e la maestra ci ha spiegato che si può usare il dito, il palmo, la spanna, il cubito e il passo. E siccome ognuno aveva la mano diversa, il cubito diverso, allora hanno inventato il cubito reale, che era il cubito del faraone. Poi abbiamo confrontato tutte le nostre unità di misura e ognuno del campo da basket aveva fatto più o meno passi. Allora abbiamo capito che serviva una sola unità di misura per misurare. Allora la maestra ci ha spiegato che bisogna avere una misura uguale per tutti e ci ha fatto costruire una striscia lunga 100 quadretti e ci ha fatto dare un nome. E dopo ci ha spiegato che questa non si poteva avere tanti nomi, ma dovevamo avere un nome per tutte le misure. E ci ha spiegato il metro. Dopo aver imparato a usare il metro ci ha insegnato i sottomultipli. Poi ci ha fatto costruire un altro metro, ce l'ha fatto tagliare in tanti pezzettini e dopo ce l'ha fatto incollare su un altro metro. Abbiamo incollato 100 pezzettini e ognuno si chiamava centimetro. Poi ci ha spiegato che ogni 10 centimetri sono un decimetro. Dopo il centimetro ci ha fatto dividere in 10 parti e ci ha spiegato il millimetro. E così abbiamo scoperto i sottomultipli del metro. Noi della quinta A abbiamo spiegato i multipli del metro. Come prima cosa abbiamo fatto il decametro, siamo usciti dalla classe e la maestra ci ha detto: secondo voi quanti sono 10 metri? Allora ognuno ha preso la sua misura e la sua posizione e abbiamo visto che 10 metri sono a partire dalla quinta A fino alla quarta B. Abbiamo scoperto un decametro. Per capire quanto era un ettometro, la maestra ci ha dato un metro e dei nastri. Siamo scesi giù da basso e dalla cesta dei palloni abbiamo misurato con due nastri da 50 metri e abbiamo scoperto che erano 100 metri. Per il chilometro siamo partiti dal cancello fino al ristorante del Milano
abbiamo contato i passi. Per fare un chilometro abbiamo capito che ci vogliono 1000 passi. Quindi abbiamo capito che in un chilometro ci sono 1000 metri. Da Giacomo e Beatrice è tutto! Alla prossima settimana!